rifinitura dell'Eurozona e della moneta unica. E quali riforme consiglieresti a Mario Draghi? Oh, dunque, una cosa mi pare evidente, l'architettura dell'Eurozona non funziona. Paradossalmente sembrava funzionare all'inizio, quando siamo entrati nell'area della valuta unica, inizialmente avevamo beneficiato di alcuni dei famosi dividendi dell'euro, in particolare si erano ridotti i tassi di interesse sul debito pubblico italiano e ciò aveva consentito, tra le altre cose, al nostro paese, ammesso che quella fosse la priorità, e io non ritengo che quella fosse la priorità, di ridurre il debito pubblico di quasi 10 punti percentuali tra il 1995, cioè poco prima dell'entrata nell'euro, fino sostanzialmente allo scoppio della crisi. Paradossalmente questo dimostra che quando ci si interroga circa il nesso causale tra debito e tasso di interesse, il prius è il tasso di interesse, non è il debito. Cioè, spesso si dice il tasso di interesse aumenta perché il debito è troppo alto, qui ci dobbiamo mettere d'accordo. Il nesso causale va dal primo al secondo, dal secondo al primo. Ecco, secondo me proprio il primo periodo di relativa stabilità economica e finanziaria all'indomani dell'ingresso dell'Italia nell'area della valuta unica dimostra che sono i tassi di interesse che determinano l'andamento del debito nel tempo, dato naturalmente il tasso di crescita dell'economia e non viceversa. Naturalmente sarebbe sciocco negare che l'architettura dell'Eurozona fosse congegnata male. Io credo che peraltro questa fosse una consapevolezza anche di coloro i quali l'avevano pensata. Si credeva cioè che forzare economie così diverse e anche economie relativamente meno competitive rispetto alle economie core, come in parte l'economia italiana, soprattutto l'economia spagnola, l'economia greca, l'economia portoghese, a rinunciare per sempre allo strumento della svalutazione competitiva, a rinunciare in qualche modo a politiche fiscali discrezionali, a rinunciare all'uso della leva monetaria, avrebbe forzato queste economie ad un salto di competitività, in qualche modo avrebbe forzato un processo di ristrutturazione nel tempo di queste economie che grazie anche al flusso di capitali che sarebbero arrivati in virtù della stabilità economica e finanziaria dai paesi forti, avrebbero potuto allinearsi ai paesi del centro. Naturalmente sappiamo bene che questo non è successo, e non è successo per un motivo banale, come vi dicevo la logica era molto semplice, la logica è se prendiamo una persona che non sa nuotare e la buttiamo in piscina ma le lasciamo le mani libere, questa si attacca alla sponda e non impara a nuotare. Dunque cosa dobbiamo fare? Dobbiamo legarle le mani, questo viene scritto per l'altro da Giavazzi e Pagano alla fine degli anni Ottanta, le leghiamo le mani in modo tale che il gioco forza, una volta in acqua, impari a nuotare. Quello che abbiamo visto è che una persona in acqua annaspa e se non la si aiuta affoga. E mi pare sia esattamente quello che sta succedendo. Se posso aggiungere una cosa, sempre sull'euro, io credo però che, come ho avuto modo di chiarire anche nel corso di altre occasioni, si debbano evitare in qualche modo due errori speculari e contrapposti. Il primo errore è appunto quello di negare l'evidenza. L'evidenza è che il processo di avvicinamento all'euro, più che l'euro in sé, ha avuto effetti depressivi sull'economia italiana, ha disincentivato gli investimenti, ha alzato a dismisura i tassi di interesse, ha generato una competizione delle imprese tutta giocata sulla flessibilità del lavoro e non sull'innovazione e così via. E tuttavia l'altro errore che si può fare, che non dico che alcuni facciano, ma insomma vedo che c'è questa possibilità, è pensare che allora uscire dall'euro risolva ipso facto ogni problema. Io non credo che un'uscita data la classe politica attuale senza le necessarie contromisure possa di per sé risolvere i problemi italiani, anzi per certi versi potrebbe portare ad un acuirsi delle politiche di austerità. Certo è che la situazione è così com'è insostenibile, per cui un governo responsabile dovrebbe avere pronto un piano.